Silvia, sai dove vi porto? Nel primo paese che ha aderito invece ad un altro progetto, anche l'Ariano, nella provincia di Roma, quindi siamo nel Lazio, con i suoi 13.427 abitanti e un istituto scolastico che parteciperà, anche se è città che legge, ha voluto aderire all'altro progetto che si chiama Favole al telefono, che vede coinvolti tutti i comuni d'Italia. Ne stiamo accettando 100 però lì, mentre per una città da favola ne stiamo accettando 50, per favole al telefono ne stiamo accettando 100. In questo progetto nasce sempre in questo momento particolare di emergenza, nel quale i nipoti è meglio che stiano anche un pochino lontano dai nonni, proprio per cercare di preservarli. E allora abbiamo preso in prestito le parole di Rodari, favole al telefono, e pensare che un nonno o una nonna potessero in qualche modo anche al telefono, quindi a distanza, raccontare delle favole, delle fiabe, ma anche delle storie, perché in questo progetto, oltre agli istituti comprensivi, quindi oltre all'infanzia, alle elementari e alle medie, sono coinvolte anche gli istituti superiori. L'idea ci è venuta da questo libro qui. Perché noi alla fine mettiamo in luce i progetti che le scuole poi vengono fuori. 3 anni fa a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, con l'allora professoressa di lettere e di latino, la professoressa Maria Grazia Di Marco, facemmo, adesso è diventata dirigente e lavora a Foligno in un istituto comprensivo e la saluto. Qui lei decise di far lavorare i propri ragazzi con i nonni e addirittura con i bisnonni e è venuto fuori questo libro veramente molto molto bello, pieno di storie e di vita. E ci sono anche storie di guerra e anche qui erano ambientate all'interno della città. Quindi da qui ci è venuta l'idea di trasformare questo progetto che abbiamo già visto funziona e funziona alla grande in un tesoro, in uno scrigno che possa contenere memoria. Perché i nonni possono raccontare queste favole, ma queste favole rimarranno per sempre all'interno di un libro. Quindi io vi presento intanto l'assessora Maria Grazia Gabrielli, l'assessora Chiara Colasanti e forse è presente anche il sindaco Maurizio Caliciotti. Non so se è presente. Eccoti. Sì, Maria buonasera. Grazia, sì. No, il sindaco vi saluta, buonasera a tutti. Purtroppo per altri impegni non ha potuto essere presente con noi, però sono insieme alla mia collega, giovanissima, potrebbe quasi partecipare Buonasera. al progetto, Chiara Colasanti, che è assessore alle pari opportunità e alle politiche giovanili. Quindi insomma mi fa compagnia perché l'assessore di riferimento diciamo più giusta, anche se di questo progetto mi sono occupata come assessore alla cultura io in prima persona. E sì, ringrazio, innanzitutto saluto tutti i presenti, i colleghi, i sindaci, gli assessori e naturalmente te, Gemma, ci diamo del tu perché anche tra di noi è scattata una immediata empatia, diciamo. E volevo sottolineare questo, sì, anche noi ci siamo innamorate di questo progetto, ritenendolo valido nel particolare momento che insomma l'Italia e soprattutto i ragazzi, no, stanno vivendo in seguito alla pandemia del Covid. Io sono un insegnante, posso quindi testimoniare anche l'altro versante, cioè ovvero che il Covid ha reso difficile o quasi impossibile la socialità. Anche nei testi, no? Io insegno nelle scuole superiori che mi danno i miei ragazzi, scrivono i miei ragazzi, è emerso questo senso di solitudine, questo senso diciamo, no? Quasi di vivere in un mondo virtuale, no? La classe ridotta a uno schermo con tante caselline, spesso anche con la telecamera spenta. E quindi questo progetto che invece portare i ragazzi a stimolarli a scrivere e poi quindi a leggere, ci sembrava assolutamente idoneo per stimolare la creatività, per stimolare la fantasia, perché sono comunque favole, favole però che permettevano, come dicevi tu prima, di attingere a quel bagaglio inesauribile di sapienza antica che sono i nonni. Che spesso poi raccontano fiabe, favole legate anche alle tradizioni locali. Quindi era un modo per combinare diversi elementi,
tutti di altissimo valore culturale, quindi anche la memoria, e ci sembrava quindi bello poter aderire. E come hai detto tu, quindi noi abbiamo scelto le favole al telefono, pur avendo ricevuto lo scorso anno quello che per noi è stato un ambito riconoscimento, quello di Città che legge. Come ha detto qualche collega prima di me, anche noi abbiamo ricevuto questo riconoscimento che ci ha molto gratificato, perché dobbiamo dire siamo stati insomma molto attivi in campo culturale, anche se poi il Covid ci ha un pochino frenato, ma non arrestato, perché abbiamo trovato altre modalità. Ma insomma, io, questo è il quarto anno, è cominciato il quarto anno del mio assessorato, quindi l'anno prossimo poi ci saranno le elezioni, ma insomma di attività di stimolo alla cultura e in particolar modo alla lettura ne abbiamo messe in campo diverse, anche in collaborazione con le case editrici, ma soprattutto con la biblioteca. La nostra biblioteca è cresciuta tantissimo, eppur essendo noi una cittadina di medie dimensioni, circa 13.500 abitanti, la nostra biblioteca fa parte di un consorzio, quello dei Castelli Romani, che è uno tra i più attivi ed è in rete con diverse biblioteche, diciamo, di tutta Italia. Quindi possiamo, per esempio, offrire ai nostri utenti testi che vengono dal CNR, da Frascati, così come dalle biblioteche di Roma, dalle biblioteche universitarie, possiamo far leggere i giornali anche stranieri, no? Avendo una tessera che costa solo 10 euro l'anno. Quindi veramente siamo lieti di fornire tutti questi servizi. E poi lavoriamo molto spesso insieme, questa parola che piace anche a me, alle scuole. Noi abbiamo un istituto comprensivo di quasi 1000 ragazzi e ben 300 circa hanno partecipato, perché poi insomma c'erano anche dei limiti oggettivi che bisognava rispettare a questo progetto. E partecipiamo perché già insieme a Mondadori, noi abbiamo qui un bookstore Mondadori, ogni anno facciamo gli incontri con l'autore, quindi almeno fino a quando è stato possibile, insomma. Abbiamo portato, cioè, diversi autori che hanno presentato i loro libri, i ragazzi li hanno letti, hanno fatto un sacco di disegni magari per commentare, illustrare i più piccoli questi libri, diciamo, proposti loro. Quindi lo stimolo c'è, ma questo testo che voi ci avete proposto, scritto, realizzato dai ragazzi, ci sembrava veramente un progetto interessante. Perché, come hai detto tu, il ragazzo acquisisce un ruolo diverso, non solo quello di lettore, ma un ruolo di agente, cioè ha un ruolo attivo, diventa l'autore. E quindi in questo modo, insomma, scopre la bellezza non solo di entrare attraverso la lettura in un mondo creato da altri, ma di essere lui stesso il creatore di questo universo fantastico. Quindi questa idea ci è piaciuta molto, riteniamo che sia estremamente stimolante. I nostri ragazzi so che stanno lavorando, anche se insomma il progetto è cominciato nella seconda parte, quindi in questo secondo quadrimestre, quindi spero vivamente che insomma si riesca a finirlo per tempo, insomma, per la fine di questo anno scolastico. E non so, ecco, anche noi avremmo avuto piacere di fare l'altro progetto, no? Per far scoprire la bellezza del nostro territorio, perché noi diciamo che siamo fortunati. Io conosco molte delle località che sono state citate, anch'io ho la Sardegna nel cuore, che insomma l'amo tantissimo, e già il fatto di 2 anni che manco dalla Sardegna, perché amo tantissimo il mare, mi dispiace, ma tutta l'Italia veramente è bella. E vorrei, ecco, far percepire, come diceva prima il singolo di Polesella, giusto, il sindaco di Polesella, la bellezza dei nostri territori, e invitare veramente tutti a venire all'Ariano. Soprattutto noi, caro sindaco, abbiamo un pane che sicuramente lei amerebbe. Il nostro pane è un prodotto di eccellenza, noto a livello anche internazionale. So che è stato assaggiato anche in Inghilterra, perché abbiamo dei larianesi che lo producono lì. Si fa ancora come si faceva una volta, perché ce l'abbiamo solo noi questo pane, perché noi abbiamo il castagno, perché questo pane si cuoce secondo le antiche tradizioni con il legno di castagno. E secondo me qualche favola di quella che racconteranno i nostri ragazzi avrà come protagonista il pane, non so, ma qualche cosa mi dice che potrebbe essere questo. Quindi io vi invito fin da ora a venirci a trovare,
a venire a scoprire la bellezza. Noi abbiamo quasi 1.000 ettari di boschi, tanti percorsi, tanti anche nei nostri boschi reperti dell'antica presenza, insomma, dell'uomo nei secoli passati, fino a suntuose ville romane che sono state qui rinvenute, i resti di queste ville. E anzi, colgo l'occasione per dire una notizia in anteprima: è prossima l'apertura di un antiquarium che racconta proprio il territorio di Lariano attraverso i secoli. Quindi, insomma, sono felicissima io e insieme a tutta l'amministrazione di aver partecipato a questo progetto. Ringrazio la casa editrice Gemma, appunto, anzi vorrei anche sottolineare che la nostra bibliotecaria, che si chiama Chiara Rondoni, è sempre molto attenta a favorire le piccole case editrici, perché sa che siete una realtà preziosa e chiaramente fragile, no? Soprattutto nei momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo. Quindi vi ringrazio, ecco, e sono anch'io molto curiosa di vedere i lavori dei nostri ragazzi, insomma, al più presto. Sono curiosa anch'io, perché poi il vostro sarà veramente il primo volume di Favole al telefono. E siccome in questo momento veramente la presenza dei nonni è molto preziosa, lo stiamo imparando a nostre spese quanto lo sia, sarà veramente un bel viaggio. Noi per questo progetto siamo stati intervistati anche da una radio tedesca. Noi abbiamo sviluppato questo progetto a dicembre, gli inizi di dicembre lo abbiamo divulgato, e loro ci hanno preso ad esempio su come l'Italia, nonostante quello che sta succedendo, senta comunque il senso di famiglia forte e in qualche modo trovi la modalità per non perdere questo senso di famiglia, e anzi costruire addirittura sopra questa difficoltà un qualcosa che possa essere buono. La collana si chiamerà sempre Favole al telefono anche negli anni che verranno, per omaggiare Rodari, ma in realtà ovviamente ci auguriamo che nonostante il nome che porterà possa essere solo davvero l'inizio, ma che possano essere scritte queste favole abbracciandoli questi nonni, perché ne abbiamo veramente bisogno della memoria e della loro storia che possa rimanere impressa dentro dentro il ricordo di un libro. Vero Chiara? Io voglio dare la parola adesso alla giovanissima Chiara Colasanti, assessore alle politiche sociali, mi sembra, giusto Chiara? Alle politiche giovanili. Alle politiche giovanili, perfetto. Infatti proprio per questo io sono stata subito entusiasta di questo progetto che Maria Grazia ci ha proposto. Diciamo che la prima a saperlo forse sono stata io, perché condividiamo lo stesso ufficio, però poi ovviamente tutta la giunta l'ha accolto con favore. Io, collegandomi a quello che dicevi tu Gemma, spero che questa sia l'occasione per la quale, diciamo, i ragazzi non solo si avvicinino alla lettura, ma magari anche alla scrittura, visto che il nostro progetto coinvolge anche ragazzi un po' più grandi delle superiori. È una cosa alla quale io tengo molto da amante di libri. E quindi penso che questo progetto abbia avuto molteplici risvolti, ecco, molteplici funzioni, quelle che avete elencato voi, ma anche spero che riuscirà a fare anche questo, perché scrivere aiuta moltissimo, secondo me. Leggere e scrivere sono due cose importantissime, quindi speriamo che di ritrovare in Lariano magari una generazione di scrittori e non solo di lettori, perché no? Sì, perché noi siamo degli inguaribili ottimisti, quindi assolutamente sì. No, ma sai cos'è, Chiara? Che questo progetto che voi avete scelto di intraprendere e di fare coinvolgerà tutta la cittadinanza, perché quando il ragazzo è più grande si potrà rapportare al nonno, alla nonna, sì, in maniera diretta, ma quando i bambini sono più piccoli ci sarà bisogno dell'intervento della mamma o del papà, che magari lo aiutano a rielaborare la favola, a riscrivere, magari anche a colorare il disegno insieme. E sono quei momenti che poi noi porteremo nel cuore per sempre, perché tutti noi abbiamo dei ricordi dell'infanzia bellissimi con i nonni, no? Chi ha avuto la fortuna di averli vicino ancora di più. Ma questo, nonostante questa lontananza, davvero sarà un modo per costruirlo un ricordo. Quindi grazie per aver scelto, perché voi avete potuto scegliere tra le due questo sì, progetto, perché sarà la dimostrazione vera. Noi presto ci stiamo organizzando per fare proprio una diretta con voi, anche con la presenza dei nonni che stanno partecipando, una diretta esclusiva con il vostro comune, per far proprio
cogliere con mano quello che sta accadendo. Quindi grazie, grazie a voi di aver Grazie potuto a partecipare. voi. Grazie. Grazie Volevo anche cogliere l'occasione per salutare voi. Purtroppo ci dobbiamo disconnettere perché abbiamo un impegno in comune io e Chiara e quindi siamo costrette a lasciarvi. Però ecco, ci vediamo presto e un saluto a tutti i colleghi d'Italia. Viva l'Italia! Ciao. grazie, grazie, Saluto a tutti. grazie. Grazie, grazie davvero.